Un saluto a tutti gli amici di Giornale Armonia. Ci troviamo a San Giorgio presso il centro vaccinale di via Tiziano Veceglio, dove ormai da una settimana è partita la campagna vaccinale. Si sta procedendo con le vaccinazioni, si è partiti con gli over 80. Una marcia impegnativa, certamente questa, e soprattutto il primo passo davvero importante che speriamo ci porti fuori dal tunnel della pandemia che ormai da oltre un anno ci attanaglia. E nell'imminenza della giornata della donna, mai come quest'anno, noi come redazione del giornale Armonia vogliamo dedicare e soprattutto ci teniamo a ringraziare tutte quelle donne che operano in prima linea per la salute del cittadino. Soprattutto in questo particolare periodo storico, ogni giorno si misurano con grande impegno, con grande dedizione e spirito di abnegazione con la sfida più dura con cui il sistema sanitario ed assistenziale si sta scontrando, il Covid-19. E questa mattina ci troviamo in compagnia e ringrazio sin da ora per aver accettato la nostra intervista con la dottoressa Mina Farilla, in prima linea in questa campagna vaccinale. E dottoressa, buongiorno, come procede questa campagna vaccinale? No, a tutti, intanto vi ringrazio per l'intervista, grazie mille. La campagna vaccinale procede decisamente meglio rispetto all'inizio, semplicemente perché ha assunto una velocità maggiore. La velocità maggiore è anche relativa al fatto di avere una possibilità di un maggior quantitativo di vaccini. Naturalmente dopo i sanitari si stanno vaccinando i nostri anziani, e poi tutti gli over 80, e oltre agli over 80 noi qui a San Giorgio abbiamo anche iniziato a vaccinare, come in tutte le altre sedi, anche tutto il personale scolastico, nella speranza finalmente di poter riaprire le scuole e ridare la possibilità ai nostri ragazzi di rientrare tranquillamente nelle loro sedi e continuare quelle che sono una serie di azioni che purtroppo non è stato possibile fare per questa pandemia. Ed è stato firmato l'accordo tra Regione Puglia e medici di medicina generale per il proseguimento del piano strategico vaccinale anti-Covid. Ora, quali prospettive per l'immediato futuro? Sì, è stato firmato proprio in questi giorni questo nuovo accordo, un accordo che è necessario per dare maggiore velocità appunto al piano vaccinale, soprattutto perché i medici di base poi conoscono bene anche i loro assistiti, quindi diventa anche più semplice per loro venire incontro a quelle che sono le problematiche. Naturalmente le forze che hanno messo in campo sono anche di altra tipologia, quindi sono state messe in campo forze militari, degli specializzandi, e tutti insieme naturalmente daremo una mano a combattere questa pandemia. Grazie dottoressa per questa intervista. E noi mai come quest'anno ci teniamo a fare gli auguri e soprattutto a ringraziare tutte le donne impegnate in prima linea per la salute dei cittadini. È un periodo particolarmente duro per l'Italia in generale. Ora è imminente la Festa Internazionale delle Donne. Qual è il suo messaggio? Un messaggio di augurio oggi come qualsiasi altro giorno dell'anno, non esiste un giorno della donna, la donna c'è sempre, con quella che è la sua forza, quella che è la sua capacità, quelle che sono le capacità soprattutto messe in campo dal punto di vista scientifico in questo periodo, tante donne nei laboratori sono riusciti ad ottenere ottimi risultati proprio rispetto al Covid. Quindi forza donne, ci siamo e sicuramente verremo rispettate di più ogni volta che potremo esprimere la nostra identità. Un saluto a tutti e grazie ancora per l'intervista. E io rinnovo a nome della redazione del giornale Armonia un grandissimo augurio a tutte le donne. Un 8 marzo, questo certamente diverso, che va oltre la mimosa, ma che sicuramente ci permette di guardare alle origini di questa ricorrenza, per scoprirne la sua essenza e soprattutto per commemorare tutte quelle battaglie che sono state portate avanti dalle donne e le altre che certamente ci saranno. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie.